Konnichiwa minasan, benvenuti qui nel mio canale. Sono come sempre JappoGamer e come puoi ben vedere siamo qui su FIFA 16 Ultimate Team, ovviamente per portare avanti la serie. Vediamo un po' di farci un'altra bella partita oggi. Andiamo subito a ricercare il nostro avversario, vediamo un po' se ce lo cerca subito, vediamo un po' se ce la fa. E sperando sempre che il nostro mister José Mourinho abbia spronato a dovere i giapponesini. Oh, bene, bene, la latenza è buona, ottimo così, va bene. Noi siamo pronti, vediamo un po' se il nostro anche avversario Raja AC, bene, è pronto, ottimo così. Gioco la maglietta rossa, va bene, ok, noi con quella blu del Chelsea, con su scritto Yokohama Tires. Yokohama, no, sempre Giappone ovviamente. E devo dire, ci sono pure stata a Yokohama. Insomma, Yokohama è una bella città, sarebbe praticamente la punta, come dire, una sorta di appendice di Tokyo, ecco. Yokohama comunque è la seconda città per numero di persone, per popolazione del Giappone, per cui insomma non è da sottovalutare. Ha uno dei porti che si sono aperti per primi all'Occidente, comunque insomma alle culture occidentali, come quella inglese ad esempio. E ad esempio a Yokohama è stato ambientato un film di animazione dello studio Ghibli, che si chiama La collina dei papaveri, per cui film della Ghibli, che in realtà La collina dei papaveri era ambientato negli anni 60 a Yokohama. Veramente molto molto un bel film, se potete vederlo. Leggenda in arrivo, eccola qua, Honda, e la leggenda in arrivo per noi, eccolo qui. Bene, ci siamo. Raja AC contro Giappone United. Subito un attacco per noi, parla per Honda. Tentava di sfondare subito la difesa, attenzione, Okazaki, il tiro e la rete di Okazaki, subito così, Dumble, Shinji Okazaki, eccovelo qua, 1-0 Giappo United, incredibile, dopo 3 minuti, rivediamo il replay che se lo merita Shinji Okazaki, botta di sinistra e palla all'angoletto, 1-0 per noi. Bene così, bene così. Iniziamo bene, eh. Ottimo centrocampo. Non so se era in fuorigioco, Honda. No, però non so se l'ha segnato il guardaline. Comunque, recuperiamo palla con Asebe, grandissimo, splendida forma Asebe. Asebe perde il pallone. Ancora Asebe, grandissima riconquista. Asebe va sulla fascia destra, cross in mezzo, per il colpo di testa di Honda. Niente da fare. Sakai, botta di sinistro, attenzione. E poi Okazaki non riesce a buttarla dentro. Occasionissima per noi di portarci su 2-0. Ahimè, poi non ci siamo riusciti. Kagawa cerca di vincere il rimpallo, non lo vince. Sakai, Kagawa, Okazaki. Va che c'è una prateria da questa parte. Okazaki. Butta la palla in mezzo. Colpo di tacco, il tiro di Kiyotake. Attenzione, palla per Kagawa. Kagawa, il tiro. Clamorosamente fuori. Poteva essere tranquillamente il 2-0 per noi. Niente da fare. Sulla carta ce lo meritiamo per il volume di gioco espresso. Ancora così, palla per Honda.
onda, butta palla in mezzo. Okazaki, miracolo del portiere, miracolo del portiere. Non so nemmeno io come abbia fatto a deviarla in angolo. Onda dalla bandierina. Il tiro e il 2-0. Era ora, signori, era ora. 2-0 Giappo United. 2-0 Giappo United. Rivediamo il replay che se lo merita. Eccolo qua, botta da fuori aria. E Kiyotake sigla il 2-0 per noi. Bene così, il nostro avversario le tenta tutte. Con Cavani. Attenzione, attenzione. Bravo, bravissimo così. Kagawa ancora. Kagawa vede partire Okazaki, 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 Okazaki. Il tiro in diagonale. Tentato, palla ancora in calcio d'angolo. Terzo calcio d'angolo, probabilmente alla bandierina, non mi ricordo nemmeno più. Colpo di testa. Attenzione. Portiere è andato a farfalle. Yoshida. Per Kagawa al tiro. Il palo clamoroso di Shinji Kagawa. Ancora Sakai. Nagatomo. Per Okazaki, clamorosamente gli tira una mozzarella. Io non capisco perché non gli tira una fiocina da lì. Poteva essere il 3-0 per noi. Attenzione ancora Okazaki. Riconquistiamo palla, ma niente da fare. L'arbitro fischia calcio e punizione per i nostri avversari. Come siamo andati, quando siamo giunti al quasi al 33esimo. Attenzione il tiro di Okazaki. Sbaglia tutto il nostro avversario. Okazaki si mangia un gol quasi fatto. 5 parate a 0 per il nostro avversario, tra l'altro. Così dicono le statistiche. Kiyotake. Ah dai Okazaki, su. Grandissima azione. Va bene così. Onda. 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 Doveva cercare di convergere al centro, ma rompiscono ovviamente gli avversari. Kagawa. Finta di Kagawa. 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 Il tiro rimpallato clamorosamente. Non so se fosse anche fallo di mano, ma comunque fatto sta all'arbitro. Fa giocare. Fa continuare. Ancora palla per Kagawa. Palla per Honda in fuorigioco. Poi ha preso pure la traversa. E vabbè. Bene così, bene così. Honda, palla per Kagawa. Kagawa. Mamma mia. Lezioso il nostro avversario, ha fatto niente una cosa che... Siamo giunti nel recupero. Attento Sakai, buono, non gli fare fallo. Bravo, portatelo fuori. Bene così. Vai Okazaki. Dai però, sta battendo il contropiede. Va bene, dai, finisce il primo tempo. Sul risultato di 2-0 per noi. E da notare anche i 13 tiri in porta da parte nostra.
Quindi Raja AC 0, Giappo Ignati 2. La formazione va bene così, riprendiamo. La nostra partita fa una sostituzione, esce Busquets, entra Matuidi. Cavani si destreggia a centrocampo. Bel fraseggio da parte dei nostri avversari. Bene così, ma la nostra difesa regge, partiamo in contropiede. Onda. Il tiro di Onda col destro, che non è nemmeno il suo piede perché lui è mancino. E palla in angolo, grandissimo tiro di Onda. Colpo di testa tentato di sorprendere il portiere, ma nulla da fare, palla sul fondo. Palla per Kiyotake. Kiyotake, il tiro! Kiyotake stava tutto da solo. Cazzarola. Attenzione, rimpallo, il tiro, il gol del nostro avversario che accorcia le distanze al 56esimo minuto, anche con una situazione abbastanza fortunosa, insomma, iniziava con un rimpallo l'azione, va bene, ma comunque ci può stare. Segna Thomas Müller, che riapre la partita. Attenzione, mamma mia, intervento a difensore che blocca Müller. Potrebbe essere già il pareggio. Calcio d'angolo del nostro avversario. Rakitic e la bandierina. È il pareggio di testa, clamorosamente, al 59esimo. Doppiette Thomas Müller al 60esimo minuto. Beh, che succede? Ah, ci siamo. Nagasawa che perde il pallone. Bene così, riconquistiamo il pallone. Attenzione per Okazaki si allunga il pallone, esce il portiere clamorosamente. Bene così Nagasawa per Okazaki, che vede Kagawa, Shinji Kagawa, 3-2 per noi, 3-2 per noi, Shinji Kagawa, Shinji, 3-2 per noi, rivediamo l'azione, Onda, grandissima palla per Kagawa, che si porta un po' avanti di destro, trafigge il portiere, avversario, 3-2 per noi. 67esimo minuto, si infiamma la partita. Il nostro avversario sembrava quasi volesse andare in vantaggio lui, invece no, siamo andati in vantaggio noi. E 3-2 per noi. Bene così.
Bene così. Attenzione. Palla buttata un po' così in avanti, alla, un po' la viva al parroco, diciamo. Però la riconquistiamo. Partiamo in 3 contro 2. Attenzione Kagawa, Kagawa che è anche stanco. Palla in fallo laterale. 74esimo. Calcio punizione, insomma, un po' troppa foga per quanto riguarda Kagawa. Però ricordiamo è il primo momento il mattatore della partita. Con la palla per Nagasawa, bloccato in fallo laterale. Palla per Kagawa, Nagasawa, cross in mezzo. Attenzione, la botta. Però attenzione, calcio di punizione per noi. Onda la battuta, il tiro e la parata del portiere, clamorosamente in calcio d'angolo. Asebe si è infortunato. Vediamo un attimo di alla Kagawa, non ce la fa più, entra Kubo. Asebe si è infortunato, entra Osogai. Subito esce Honda, dentro Tanaka. Tanto per cambiare. Di solito entra muto, ma in realtà questa volta volevo far entrare così Tanaka. Vediamo un po' come va. Ancora gioco in pausa da parte del nostro avversario, perché noi abbiamo fatto, magari starà facendo qualche cambio anche lui. 3 cambi per noi, che praticamente è diventato quasi un classico. E va bene, dai. Esce Kagawa osannato dalla folla. Calcio d'angolo, Kiyotake dalla bandierina. Palla messa fuori. Ancora Kiyotake. Colpo di testa tentato. Nulla da fare, parte con contropiede il nostro avversario. Grande Sakai, grandissimo Sakai. E palla per Tanaka. Tanaka, Tanaka, tutto solo Tanaka. Tanaka, Tanaka! Tanaka-san, Tanaka, 4-2. Tanaka non poteva sbagliare a tu per tu col portiere, là. Guardate, ecco i giapponesi tutti contenti. L'ha trafitto. Eccolo qua, Tanaka. Portiere in uscita e con freddezza deposita la palla in rete per il 4-2. Junia Tanaka. Il nostro avversario che mette ancora in pausa. Che fai, quitti? Te ne vai? No? Dai su però, metti in pausa così. Tanto siamo 4-2 all'85esimo, che vuoi fare, su? Quindi ha segnato il Tanaka, il 4-2, invece doppietta di Müller dall'altra parte per Raja Assi. Mancano pochi secondi. Altra sostituzione, entrano due addirittura. Esce Cross e Alves, Dani Alves, entrano Turan. E non fate in tempo a leggere l'altro, va bene. 4-2 per noi, il nostro avversario che tenta il tutto e per tutto. Cavani che perde il pallone, Cavani. Palla per Tanaka. 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 E calcio di rigore per noi.
Calcio di rigore per noi, trattenuto Tanaka in aria. Calcio di rigore e ammonizione, anche se era fallo dall'ultimo uomo. Ammonizione di Mehdi Benatia, anche se era ultimo uomo. Okazaki alla al tiro, ed è il 5-2. 5-2 per noi, 4 minuti di recupero, ma rivediamo il replay che merita il gol su calcio di rigore. Okazaki al 90esimo, ormai credo insomma che la partita termini qui. Grandissimo Kim, grandissima parata del nostro portiere, veramente una grandissima parata, che magari ecco in altre circostanze avrebbe anche salvato la partita, ma insomma in questo caso sul 5-2 per noi. Attenzione, proviamo comunque il contropiede. Eccola qua, triplice fischio da parte dell'arbitro e i Jump United espugnano l'Etihad Stadium per 5-2. ...9,8... quasi 10 ha preso Shinji Okazaki. Grandissimo votone, grandissimo voto, benissimo così, andiamo avanti. Allora, Jump United battono fuori casa i Raja Assi per 5-2. E va bene, insomma, se vi è piaciuto questo episodio di FIFA 16 Ultimate Team, mi raccomando, lasciatemi un bel like, commentate, condividete i vostri social network. Sayonara ne dal vostro Giappo Gamer. E al prossimo episodio.